Buongiorno cari amici e concittadini. Oggi, lunedì 27 maggio, è l'ultimo giorno del nostro mandato come amministratori della comunità minervese. Proprio per questo abbiamo deciso di ritornare ancora una volta sul delicatissimo tema della presenza della centrale, delle centrali di compressione e di stoccaggio gas naturali gestite da Stelmestogen presenti qui nel nostro paese. E ahimè, sulla difficile relazione che abbiamo cercato di avere improntata al dialogo con chi a questo impianto si oppone sul nostro territorio. E appunto con queste poche parole che vorremmo chiarire ancora una volta la nostra posizione, e seguendo quella linea che abbiamo cercato di seguire in questi 10 anni, di approfondire tutti gli aspetti che ogni gruppo di cittadini, ogni singolo cittadino ci veniva a presentare, appunto perché noi crediamo che è proprio dal dialogo e dalla cercare di capire quello che gli altri ci dicono, quali sono gli stimoli che ci vengono dati, cercare di approfondire nel miglior modo possibile ogni questione che possa interessare la sicurezza specialmente dei cittadini di Minervi. In particolare la cosa di cui parliamo è la famosa presenza di una faglia capace, sismica, sismogenetica, sotto i piedi nostri. La questione ci è stata posta per la prima volta lo scorso 24 maggio 2018 nel corso di un'assemblea, ma vediamo in che modo la questione è stata sollevata. Oltretutto loro dicono che non ci sono faglie sismogenetiche, ma qui siamo in disaccordo con un'istituzione, cioè l'ISPRA. L'ISPRA, il servizio geologico dell'ISPRA, ha fatto un catalogo multimediale che è chiamato Itaca, dove sono racchiuse tutte le faglie attive e capaci conosciute, capaci, attive che possono generare terremoti, capaci che sono in grado di generare deformazioni permanenti sulla superficie terrestre. E l'abbiamo visto anche nel terremoto del 2012, eccola qua, questa è una faglia che attraversa Minervio. Questa, la dislocazione di questa, potrebbe generare problemi per il serbatoio, ma potrebbe generare problemi anche per le strutture in superficie. Ecco, avete sentito? Il geologo chiamato dal comitato in qualità di esperto non si esprime in termini possibilistici, ma in termini assertivi, per criticare lo studio che è stato analizzato dalla Commissione Nazionale VIA. Lui dice che è presente sotto i nostri piedi una faglia attiva o capace. E ovviamente a queste affermazioni ci siamo subito preoccupati, come preoccupati si sono tutti i cittadini che ci sono venuti a chiedere maggiori informazioni sotto questi aspetti. Tant'è che noi ci siamo subito mosso con gli enti preposti per approfondire la questione. Ecco, su questo vorrei essere molto chiaro, non abbiamo davvero trascurato nulla, abbiamo fatto tutti gli approfondimenti possibili ed immaginabili. In primo luogo ci siamo rivolti ai servizi geologici dell'Emilia Romagna, che ricordiamolo sono considerati fra gli uffici geologici regionali più avanzati che abbiamo su tutto il territorio nazionale. Questi in due incontri, svolti in entrambi i casi alla presenza dei rappresentanti del comitato, poi divenuto associazione, hanno escluso che ci fosse a Minervio alcun tipo di formazione geologica che potesse essere considerato faglia capace o attiva. E ripeto, i rappresentanti del comitato erano presenti a questo incontro. Nei dialoghi e nella dialettica successiva, dato che continuavano a parlare di faglie capaci e di faglie attive, noi li abbiamo invitati, avendo avuto l'informazione corretta, a cessare di utilizzare queste espressioni, che non perché preoccupassero qualcuno, ma perché semplicemente erano considerazioni che si erano dimostrate non fondate. Allora gli amici del comitato ci hanno in primo luogo indicato un esperto individuato da loro, il professor Piccotti dell'Università di Zurigo, che a dire loro avrebbe affermato che sarebbe presente una faglia del genere nel sottosuolo. Noi abbiamo scritto al professor Piccotti, che molto molto gentilmente ci ha risposto dicendoci che appunto la struttura geologica che costituisce il serbatoio di Minervio non può essere definita faglia capace ed il suo potenziale di riattivazione è tale da non renderla più pericolosa di tante altre faglie non attive presenti nel sottosuolo padano. Dato che
In successive comunicazioni, il comitato, poi associazione, continuava a parlare di faglia attiva e sismica. Io ho scritto al presidente del comitato, Armaroli, invitandolo a correggere queste espressioni e a non parlare di faglia attiva capace, poiché lui a questo punto sapeva che questo era scientificamente scorretto. Questi mi ha risposto dicendo che invece si riteneva legittimato a parlare di faglia capace perché ciò risultava dal database Ithaca di ISPRA. Quindi nuovamente, per approfondire la cosa, abbiamo scritto ad ISPRA. Anche ISPRA molto gentilmente ci rispondeva con una lettera che abbiamo fra l'altro reso pubblica nel corso di un'assemblea dell'associazione stessa che si è svolta il 1 marzo qui a Minervio, e dicevo, ISPRA si è risposto in maniera secondo me abbastanza perentoria, perché dice: la faglia di Minervio, sulla base delle conoscenze dose disponibili delle suddette linee guida, non è da considerarsi una faglia capace accertata. Mi dispiace dirlo che poi gli amici dell'associazione su questo abbiano montato una polemica davvero davvero brutta e assolutamente infondata, perché questi si sono permessi di dire che avremmo noi strumentalizzato o non dato una lettura completa di questa lettera, che è di ben 4 pagine, perché ci siamo limitati a questo inciso. Però bastava, e non dicendo che la faglia non era capace ma potenzialmente capace, ma bastava continuare a leggerla per vedere che la stessa ISPRA invita a consultare la documentazione in possesso della Regione Emilia-Romagna, che risulta essere molto più aggiornata dello stesso catalogo Ithaca, che è un catalogo bibliografico che si basa su documentazione di inizio anni 2000. Alla luce quindi di questa ulteriore polemica, io che cosa ho fatto? Ho scritto nuovamente agli enti interessati, ho scritto nuovamente ad ISPRA, facendogli fra l'altro vedere quel vergognoso video del comitato in cui mi viene dato addirittura del bugiardo, e devo dire che ho trovato dall'altra parte dei tecnici molto disponibili che hanno capito la cosa e mi hanno risposto nuovamente con una lettera ancora più assertiva, ancora più perentoria, che nuovamente ci esclude la presenza di questa faglia capace o attiva che nel sottosuolo di Minervio, invitandoci ancora una volta a consultare la documentazione regionale. Ho scritto quindi anche alla Regione per chiedergli di mettere nero su bianco quello che, a dire il vero, fin dall'incontro che sarà svolto il 4 luglio del 2018, sia noi che rappresentanti del comitato ben sapevano, perché è stato detto in quell'occasione. Bene, con questa lettera che ci è arrivata qualche giorno fa, ci viene confermato che la carta sismotettonica dell'Emilia Romagna, pubblicata nel 2017, può essere considerata un aggiornamento e approfondimento delle informazioni contenute nella precedente carta sismotettonica regionale e in Ithaca, poiché nella carta sismotettonica dell'Emilia Romagna del 2017 non risulta nessuna faglia attiva né capace nel territorio di Minervio. Crediamo che queste ulteriori 2 lettere di ISPRA e di Regione Emilia Romagna taglino definitivamente la testa al toro. Quindi ci piacerebbe che questa specifica polemica finisse, e forse credo che qualcuno che si è permesso di darci del bugiardo dovrebbe anche chiedere pubblicamente scusa. Vorrei che fosse chiaro che non è e non deve essere l'amministrazione comunale di Minervio che risponde e dà risposte su questi aspetti così tecnici e che richiedono un approfondimento e delle conoscenze molto approfondite. Noi ci siamo limitati come sempre a interloquire con le strutture preposte, con il non plus ultra sotto questi aspetti per le conoscenze tecniche, e noi ci siamo limitati a rendere disponibili i documenti e tutte gli approfondimenti che venivano a fare, cercando di capire, cercando di condividere con i nostri cittadini quello che noi avevamo capito. Come dicevamo in apertura, oggi finiamo il nostro lavoro di amministratori pubblici al servizio della nostra comunità.
Spero che si sia capito lo scrupolo e l'impegno che ci abbiamo messo per approfondire ogni questione che ci è stata posta in questi mesi di dialogo dal Comitato Associazione, e soprattutto come abbiamo voluto farlo, come abbiamo voluto fare ogni approfondimento sempre su base rigorosamente scientifica e in clima di grande collaborazione con tutte le altre pubbliche amministrazioni coinvolte, delle quali anzi fra l'altro ho avuto personalmente l'occasione di approfondire, di toccare con mano l'estrema professionalità, competenza e spirito di servizio. Bene, io concludo a questo punto facendo giusto un paio di domande. La prima, se davvero, come siamo stati accusati in quel brutto video che ricordavo prima, se davvero avessimo avuto qualcosa da nascondere, perché avremmo pubblicato tutta questa documentazione e tanta altra sempre sul sito internet comunale a disposizione di tutti? In secondo luogo, se davvero noi ritenessimo, avessimo il minimo dubbio che ci possa essere un pericolo per la nostra comunità, perché continueremo ad abitare qui con le nostre famiglie a Minervio? E infine, ultima domanda, ma se il Comitato Associazione ha davvero delle argomentazioni così dirimenti, degli studi che possono ribaltare le conclusioni a cui è giunta la Commissione Via Nazionale, perché non ce l'ha mai presentate? Perché in un anno e mezzo di interlocuzione ancora non ci ha consegnato nulla? Perché continua ad usare argomentazioni come quello della faglia, capace, attiva, che si dimostrano alla prova dei fatti assolutamente inconsistenti? Non ha altre argomentazioni davvero dirimenti che possono essere utilizzate? Noi le abbiamo attese fino qui. Da domani spetterà a qualcun altro. Concludiamo questo nostro lavoro con la consapevolezza di avere sempre lavorato nell'interesse della nostra comunità con il massimo rigore scientifico possibile, e sperando che il dialogo possa essere per la a futura memoria, per la prossima amministrazione, non solo più sereno, ma anche speriamo più costruttivo e davvero indirizzato alla ricerca del vero bene comune.